cordiale, periferia estrema romana. Da queste parti abbandonare la scuola va quasi di moda e chi molla finisce per strada. Quando va male diventa una delle piccole pedine della criminalità locale. Spaccio, furti, scippi. Ma c'è qualcuno che ai ragazzi di Corviale offre un'alternativa. C'è Paola, c'è Daniele, c'è Silvia, maestri di strada moderni che aiutano i ragazzini a rischio a non perdersi. Insegnano ad appassionarsi alle cose, a studiare, a imparare un metodo, a non annoiarsi a scuola. E ci riescono grazie a tanta pazienza, ma soprattutto grazie alla musica. Lo fanno in questo centro di aggregazione, luogo comune, a due passi dai palazzoni di Corviale. Luca aveva 11 anni quando è arrivato e la media del 4. Oggi ha 15 anni e a scuola nemmeno un'insufficienza. Un ragazzo a rischio, salvato dalla musica, salvato dal rap e dall'hip hop. C'è chi è abituato a vivere in un regno e non accetta e ci guarda con spegno. C'è chi ha avuto molta più fortuna, a sua detta lui viene dalla luna. Non sarò mai così banale, dammi retta, frasi e ti dico vengo da Corviale, tu ne parli male. Un chilometro intero in un palazzone, casa mia è il famoso serpentone dove guardo tramontare il sole. Luca ha messo su un gruppo, insieme ai suoi amici scrive i testi e li interpreta. Con lui canta anche Elia, 14 anni. Cresciuto qui a Corviale, tra fritettai, ormai il mio cuore sembra la lama di un pugnale. Dicono che Corviale è un quartiere malfamato, io dico beata me che ci sono nato. Elia e Luca si vedono quasi ogni giorno qui nel centro luogo comune, un progetto di Arci Solidarietà Onlus e dell'undicesimo municipio di Roma. Un centro di aggregazione a ingresso gratuito dove ogni giorno vengono almeno 25 adolescenti dagli 11 ai 17 anni, dalle 3 del pomeriggio alle 7 di sera. Gli operatori del centro sono in tutto 15 e hanno le qualifiche più diverse, sono psicologi, mediatori culturali, educatori. Aiutano i ragazzini a fare compiti ma anche a imparare cose che a scuola non si insegnano. Oltre al rap si parla di cinema, si fanno laboratori di fumetto, di acrobatica e giocoleria. Cerchiamo di valorizzare anche quelli che sono i loro interessi e dall'altro lato gli chiediamo però un impegno anche sul fronte appunto scolastico. Tu vieni qui ma vengono anche i tuoi fratelli qua? Sì, siamo in quattro, viene mia sorella qui a fare i compiti, io e mio fratello e mia sorella a fare i laboratori. Scusami Andrea, ripeti, hai detto o si viene qui dopo la scuola oppure si va? Al parco via Incensuela. E lì cosa c'è di più? Le femmine. Ti senti una maestra di strada moderna? Sì, perché il maestro di strada impara nel momento in cui insegna anche, cioè fa la strada insieme alla, come dire, agli allievi, ai ragazzi, sì, questo, quindi sì. Io mi sento insieme ai miei colleghi di offrire un'alternativa in un territorio dove le alternative sono poche e noi lavoriamo su questo, lavoriamo contro la dispersione scolastica, quindi rafforzando la parte didattica dei ragazzi ma anche cercando in loro le arti che spesso questi territori offrono in maniera smisurata ma non sempre vengono canalizzate nella misura giusta. Grazie ai suoi maestri di strada, oggi Luca ha un'alternativa e una speranza in più. Siamo in Italia, non lo scrivo per intero. Troppe persone morte per sto governo nero. Su sto discorso voglio essere palese. Non si arriva a fine mese per ste cazzo di spese. Tra stipendi ridotti, politici corrotti. Dalla crisi siamo condotti. Prima Borsellino, Falcone impastato, ora lecca culo, servi dello Stato. Papà? Papà? Zitto. Pa? Aspetta.